Questo programma è offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. Eccoci qua, 9 minuti dopo le 23, mercoledì 28 novembre 2018, per parlare di quello che è successo a Raw e a SmackDown in questa settimana. Visto che ieri sera non eravamo in onda, abbiamo optato, diciamo, per un radio show doppio questa settimana, sperando più che altro che SmackDown fosse una puntata migliore di quell'abominio che è stato Raw l'altra sera. E fortunatamente lo è stato, fortunatamente è stata una puntata migliore. Buonasera Moreno, che è collegato con noi, lo vedete già in onda. Buonasera a Super Faccia, eccolo qua, che è collegato con noi tramite Twitch. Salutiamo chi ci sta guardando su Twitch in diretta, che ci sta seguendo poi on demand sia in radio che in podcast, sui nostri soliti canali. Puntata di Raw, abbiamo detto, è stata decisamente migliore rispetto al solito, diciamo. Di SmackDown, sì, scusa. No, Raw è stata decisamente migliore se hai il culto dell'orrido. Ma se non lo è stato... Ma neanche. Un attimo che ho problemi di... Eccoci qua, cosa meno ci sei? Dicevi, scusa? Ma neanche, cioè, il culto dell'orrido quanto vuoi, ma... Aspetta, arrivi malissimo. Proviamo un attimo ad andare sulla... vieni su punte backup, se ce l'hai, che almeno vediamo di... Vediamo di continuare lì, più che altro, perché abbiamo qualche piccolo problema di collegamento. Adesso vediamo di risolvere la situazione. Togliamo la foto della chat di prima, così almeno riusciamo a... Vediamo se riusciamo a comunicare con gli altri, perché in questo momento abbiamo qualche piccolo problemino. Poi più tardi saremo raggiunti direttamente da Mattia, che sarà con noi per... che sta finendo di vedere Cogliandro. Fatemi vedere un attimo se è finito già Cogliandro su Rai 2. Se è finito, magari tra pochi minuti si uniranno in collegamento per parlare di quello che è successo ieri sera. Adesso prendiamo anche Moreno, così almeno, ecco qua, così gli mando l'invito alla chat vocale, così almeno può unirsi a noi e parlare di quello che è successo ieri sera. Dicevamo, eccolo qua, vediamo. Eccomi. Se... Meglio, molto meglio adesso, molto meglio. Perfetto. A livello di collegamento. Dicevamo, puntata di SmackDown che a me è piaciuta, mi è piaciuta sinceramente, è stata, intendiamoci, non è stata una puntata eccezionale, mettiamo le cose in chiaro, però è stata una puntata che comunque mi ha divertito molto di più rispetto a Raw dell'altra sera. Tanto stavo andando a vedere i dati di ascolto di Raw perché ho avuto... E ti aggiungo. Vai. Una puntata dove c'è stato anche un gran match, personalmente. Quale, di grazia? Non mi dica Battle Royale. Sì, è stato decente, diciamo. Sì, un buon match, mettiamola così. Non, cioè, per dire, a livello di match migliori, forse, se andiamo a vedere quello, diciamo, della Ziggler Rollins della puntata di Raw, mi è piaciuto di più, francamente. Cioè, il wrestling non l'ho trovato eccezionale, devo dire, nella puntata di SmackDown. Quindi anche la Battle Royale alla fine non mi è sembrata niente di che, francamente. No, quella non è stata un granché. No. Però, almeno lì non è, diciamo, non è stata una costante frustrazione come Raw. E quindi anche cose meno belle, quello mi è vero, molto più. Quello sicuramente è vero. Quello sicuramente... Sicuramente
sicuramente vero. Il discorso per quanto riguarda SmackDown è che comunque sono successe cose, tanto per cominciare. E in secondo luogo sono successe cose interessanti anche, comunque, alla fine. Cioè, la cosa più bizzarra, se vogliamo, è stata la cosa che hanno fatto per Jeff Hardy, che l'ho trovata molto, molto, molto bizzarra, francamente. È un modo, strana, per, sì, modo, per lanciare, modo per lanciare, ovviamente, la faida con Samoa Joe. Che quantomeno è una cosa nuova, almeno per quanto riguarda in WWE. Non so se a Impact sono affrontati Samoa Joe e Jeff Hardy. Probabilmente sì. Lo chiedi a persona sbagliata. Probabilmente sì, però Samoa Joe e Jeff Hardy. Vediamo un pochettino se ci sono stati dei match in passato. Beh, sono affrontati anche in, diciamo, anche in WWE. Sono affrontati nelle qualificazioni alla World Cup, praticamente. Però effettivamente non ho grandi precedenti tra cioè faide in WWE, a parte quel match lì, non mi pare di averne visti. Comunque adesso vado a cercare i precedenti tra i due per vedere sostanzialmente se ci sono state altre cose. Il promo di Joe? Ma sai, non è che non mi è piaciuto. Non è che non mi è piaciuto. L'ho trovato, sai cosa? Ho trovato il tutto talmente bizzarro che cioè le tempistiche, queste cose qua, che mi ha lasciato un po' stranito. Però ho sentito di molto peggio, questo sicuramente, vai. Io l'ho trovato comunque positivo e comunque Joe per me è un'ottima recitazione. Quello sicuramente. Non avrà obiezione da me su quello. Allora, stavo guardando Samoa Joe contro Jeff Hardy per il momento. Uno contro uno in WWE non si sono affrontati. A Impact hanno un match nelle Bound for Glory Series, hanno fatto un match del Tournament of Champions nel 2013 in un One Night Only, semifinali nelle Bound for Glory Series 2012, altro match nelle Bound for Glory Series, cioè faide vere e proprie. Effettivamente stavo pensando anche in TNA, non mi pare ne abbiano avuto, stavo guardando, no, sì, a parte qualche match qua e là, ma faide vere e proprie con match importanti in pay-per-view, a parte le semifinali, le finali del Bound for Glory Series, non mi pare ne abbiano avute, quindi anche a livello di rivalità, diciamo che è abbastanza un inedito, Jeff Hardy contro Samoa Joe. La domanda è, chi fa vincere, naturalmente, in questa rivalità, però è appena iniziata, quindi ancora un po' prestino. Joe avrebbe disperato bisogno di una rivincita, di una vittoria, scusami, non di una rivincita, perché comunque non è che negli ultimi mesi sia stato trattato nel migliore dei modi, mettiamola così, no? Guarda, io ripresco quello che aveva a piene mani quello che aveva detto Leo l'altra volta. Sì? Questo qui, praticamente, ogni volta che esce fa l'heel, ti fa l'heel della serata. Sì? Adesso con Daniel Bryan la cosa può cambiare, però comunque diciamo adesso ogni volta ti fa lì della serata, comunque è stato trattato coi piedi. Sì, e l'ha detto come battuta anche Dave Meltzer nell'ultimo Wrestling Observer Radio, cioè questo mi chiedo, deve aver fatto qualcosa di male a qualcuno, o forse deve aver fatto dei promo troppo belli e lo stanno punendo per questo. Scusate, anche per un posto su Radio Sirius mi dicono, sì, me ne ero dimenticato anche questo, non me l'aveva segnato lì sul resoconto, a meno che non l'ho letto male, vediamo un attimo se lo trova. C'è un commento che dice giovani. Sì, sì, è vero, siamo a gioco Jeff Hardy a Manchester, giusto? Vero, 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 vai. C'è un commento che dice giovani tre biscotti nelle Legend Christian Show, ne vogliamo parlare? Non ho ancora visto il Jeff Hardy, il Legend Christian Show, magari lo guardo più tardi prima di NXT magari. Quello che possiamo dire è che si è allenato in Italia fuori dall'albergo per questo. Non lo so, cosa è successo fuori dall'albergo? Non ti ricordi quando a Torino praticamente uscì la notizia che era in giro a distribuire i non mi ricordo più che cosa, come si chiamava, sono dei biscotti tipicamente italiani. I pandistelle? No, dei... non i savoiardi, boh, non lo so, non mi ricordo. I cromiri, no, non credo. Sono della zona mia, più che vere, più che italiani, diciamo. Comunque sì. No, non sapevo questa cosa, mi era sfuggita, evidentemente. Va bene, altre cose di SmackDown. Abbiamo un triple threat TLC per quanto riguarda il titolo femminile di SmackDown con Becky Lynch, con Charlotte Flair e con Asuka.
Situazione molto, diciamo, molto meno scontata di quanto sembri, secondo me, No. perché non escluderei che, cioè, Asuka, non voglio dire che potrebbe, cioè, potrebbe anche vincere il titolo Asuka, secondo me, però ho i miei dubbi che lo faranno. Mi sa di modo di togliere, cioè, di togliere il titolo a Becky, senza danneggiarla più di tanto, mettiamola così. Perché, tra l'altro, ricordiamo che è una cosa. Teoricamente c'è un altro TLC match in questo pay-per-view, però non sarà sicuramente un TLC match, cioè che è il match tra Braun Strowman e Baron Corbin, che è ufficialmente annunciato come TLC match, sicuramente non lo sarà. Di conseguenza, nel senso, la stipulazione sarà anche quella, però sarà più una scusa per far uscire Braun Strowman, perché probabilmente ci sarà Braun Strowman a pay-per-view, dare delle sediate, qualcosa a Baron Corbin, gli fa la power, se mi 30 secondi lo batte. Cioè, è un modo per dare un vero e proprio TLC al pay-per-view, e credo che sarà anche il main event, tra l'altro, questo match. A questo punto bisogna capire se Becky conserverà il titolo o no. Io comincio ad avere dei dubbi che Becky conservi il titolo, diciamo, TLC, però vediamo. Non mi stupirebbe neanche se vincesse Asuka, perché così liberi Becky per andare contro Ronda. Alla Royal Rumble fai di nuovo Charlotte contro Ronda Rousey, Champion vs Champion, e poi puoi mettere di mezzo. Poi magari poi magari. Ah, no, Champion, no, niente. Fai Charlotte contro Ronda senza titolo in palio, la mandi a Raw. Fai poi il match a WrestleMania tra Becky e Ronda Rousey, con Becky che batte Ronda Rousey, e intanto puoi crearti un'altra rivalità per il titolo di SmackDown, senza necessariamente Scusa, coinvolgere il titolo. Vai. tu manderesti quindi Becky a Raw al momento? No, lo fai per Rest no, le fai vincere la Royal Rumble. Le fai vincere la Royal Rumble e poi va a WrestleMania per affrontare Ronda Rousey per il titolo di Raw. Poi, battendo Ronda Rousey, naturalmente andrebbe a Raw. Questo è ovvio. Però Charlotte, cioè, più che altro bisogna capire anche cosa fanno, perché Ronda Rousey sicuramente sarà coinvolta in questo match. Sicuramente ci metterà il becco. Bisogna vedere se Charlotte sarà coinvolta nell'altro match, quello tra Ronda Rousey e Nia Jax. Sarà un pay-per-view il prossimo. TLC molto femminile, nel senso che comunque le rivalità principali che stanno nascendo sono tutte rivolte intorno ai titoli femminili, se ci fai caso. Cioè, due delle rivalità, perché con tutto rispetto, Baron Corbin contro Braun Strowman, ok, sì, una rivalità importante, una rivalità principale, perché comunque c'è coinvolto il posto, c'è comunque il posto di, diciamo, il posto per, il posto di general manager e altre cose. Ma il match in sé non credo che sarà particolarmente, come si dire, particolarmente entusiasmante. AJ Styles, ecco, l'altra se vogliamo è AJ Styles contro Daniel Bryan, quello sì. Però mi sa comunque di rivalità anche in questo caso all'inizio, alla fine. Sì. Guarda, torno un attimo sul discorso Asuka, Charlotte, Becky. Io Sì. non saprei dire, perché da un lato Nemmeno io, nemmeno io. non Cioè, in farei questo momento non perdere saprei, Becky, vai. però dall'altro lato il tuo discorso ha comunque senso. E poi c'è la terza parte, la terza opzione, che è l'opzione è Charlotte, quindi vince di nuovo Mozo, però è Cioè, quella che perché? Cioè, spero di non ho meno. capito perché. Cioè, visto che è un TLC match, no? Per una cintura, quindi sai che la cintura sarà appesa. Cioè, perché inserire una terza persona? Cioè, Questo che mi fa strano. se lo scopo è non far. Non far no, comunque, non far prendere uno schienamento a Charlotte, a Becky Lynch. Tu comunque non glielo fai prendere lo schienamento di un TLC match. Quindi, perché inserire una terza persona? Cioè, Guarda, quello che puoi non fare al l'ho capita limite è sta cosa. che Vai. per proteggere entrambe, Sì? Charlotte e Becky, che praticamente quelle E due infatti, cioè, iniziano lo a scopo. Infatti, mi sa che lo scopo è quello, cioè, comunque, proteggere anche Charlotte. In questo caso, sì, diciamo, vai. l'unico scenario che mi immagino è che le due praticamente come dici, riaccendano la libertà talmente tanta che durante il match Sì? iniziano a cartellarsi come fabbri, scordandosi della cintura Scusando e Asuka, Asuka. esatto. E Asuka ne approfitta, sì. Sì, Puoi anche far fai così, fare la certo. figura un po' delle coglione alle due, Beh, però. però puoi salvarti benissimo coinvolgendo Ronda Rousey. E Ronda Rousey Esatto. sarà coinvolta, sicuramente. Cioè, non mi stupirebbe minimamente. Tant'è che continuano anche a nominarla, quindi sicuramente lei sarà in zona. Tanto è già lì, diciamo, è già lì perché comunque deve difendere il titolo. Deve difendere il titolo praticamente difendere il titolo femminile di Raw, quindi sicuramente lì, già che ci siamo, le fai anche fare qualcosa. Cioè, mi sembra che sia anche fatta apposta una cosa di questo tipo, no?
Sai che mi sto immaginando il momento la Rousey che fa la sua armbar dalla cima della scala? È un po' sì, però poi come fai a spiegare una che va a prendersi la cintura mentre lei ha l'arma su una delle due nella cima della scala? Cosa le passa sopra? È un po' complicato. No, per me, nel senso, magari per mettere fuori gioco qualcuno Anche, giusto, totalmente. anche. C'è una presa del genere da quell'angolazione, se la Mi facessi sa più, veramente mi sa, spaccherei cioè, un braccio mi sicuro. sa più di lei che la fa fuori dal ring usando però una scala. Cioè, nel senso, imprigiona l'avversario all'interno della scala e le fa l'arma, diciamo. Usando la scala come appoggio, mettiamola così. Che potrebbe farla Vai. oggettivamente su entrambe, cioè c'è ragione per farla per entrambe. Sì. Ma infatti il motivo è quello. Ma infatti non mi stupirebbe nemmeno un triple threat a WrestleMania, tra Charlotte, Becky e Ronda. Sarebbe decisamente bello questo. Dipende, cioè, dipende. Poi puoi tornare comunque dopo WrestleMania, però WrestleMania rimango dell'idea che... Oddio, questa cosa puoi farla, eh. Questa cosa puoi farla perché comunque hai motivi per fare la rivalità tra... WrestleMania però dovrebbe essere uno contro uno. E in questo momento la rivalità più forte oggettivamente, con tutto il rispetto per Charlotte, è Becky contro Charlotte. Quindi, Becky, scusami, Becky contro Ronda. Quindi mi terrei quella più che altro per WrestleMania. Anche perché comunque prima o poi Ronda Rousey deve perdere. Quindi meglio che perda con Becky, secondo me, che non con Charlotte. Sì. Poi puoi farlo in un secondo... Nel senso, puoi farlo in un secondo momento la sconfitta con Charlotte, secondo me. Diciamo Comunque, che al vediamo. momento Becky è nel suo momento più di gloria da anni a questa parte. Sì, assolutamente sì. Aggiungi il fatto che comunque lei è un personaggio stabile, mentre Charlotte, per via di quello che gli hanno fatto fare in queste settimane in cui appunto Becky era rotta, il face, vero? E l'ha fatto poi proprio lo parleremo, yo-yo. parlando di le face, parleremo dopo di un'altra cosa avvenuta a SmackDown. Parlando di persone che cambiano allenamento molto spesso. In effetti. Siamo a E 30, 33, eh? Non ho perso il conto dei turn, dei cambi di allenamento tra Big Show, di Big Show. insomma, è C'era l'elenco, aspetta, quando c'era l'elenco praticamente di tutti i... Ecco qua. Allora, grazie Cage Side Seats, che ha fatto che ha pubblicato oggi la cronologia di tutti i turn di Big Show. Allora, in WWE è praticamente, vediamo un pochettino. Allora, debuttato nel febbraio 99 del settimo turn, praticamente. Cioè, nel senso che ha debuttato da heel in WWE, perché contano anche quelli in WCW. Paul White debutta come heel interferendo in Austin contro McMahon. Poi, dopo circa un mese, diventa face mandando a capo Vince McMahon. E poi si va avanti, e il turn di ieri sera è il numero 34. Quindi siamo al numero... ne sono passati 27 da quando è in WWE. Lui ha cambiato Dios. allenamento 27 volte. In Dios, 20 anni di round round. 20 anni di carriera. Ma mettiamoli a come temi, you In spin me WWE. round round, perché ormai è quello. Ma dobbiamo vedere, perché secondo me, se andiamo a vedere, Charlotte e Nia Jax si stanno abbastanza avvicinando, eh. Nia Jax Dai, è la Big Show femminile. Vuoi per stazza, vuoi per il numero di torri che sta facendo. Alla fin fine. Comunque, sì. Va vabbè. detto che Big Torniamo a Show è SmackDown. leggermente più safe. Più talentuoso anche, aggiungerei anche. Però vabbè. Tornando a noi. Altre cose di SmackDown. No, vabbè. La Battle Royale, vabbè. Scarsa come tutte le Battle Royale, ma Come tutte vabbè. queste No, roie. però quantomeno devo dare atto alla WWE di una certa cosa. Con tutti i difetti che la WWE. Comunque, personalmente, parlo per me, naturalmente. Ok, non c'è una Battle Royale. Tu solitamente quando annuncio una Battle Royale per number one contender maschile o altre cose, faccio di nuovo. Ieri sera non l'ho fatta una cosa del genere, perché comunque mi interessano le donne a SmackDown, quantomeno a tal punto che comunque mi interessa anche scoprire chi avrebbe vinto questa Battle Royale. Poi sapevo che avrebbe vinto Asuka andando per esclusione, più che altro, perché comunque se andiamo a vedere tutte quelle che hanno fatto parte di questa Battle Royale, l'unica in grado di fare un TLC match probabilmente fra tutte quelle nove lì è Asuka, e quindi non è Asco che ci fosse pure molta Naomi. scelta. Naomi in un ladder match? Lo so, non lo voglio vedere nemmeno io, Eric. Però non l'escludevo. Stavo pensando se avesse fatto TLC in passato, ma non mi sembra, no. No, questo è il primo terzi femminile, viene Sì, no, detto. ma ladder match femminile c'è stato sicuramente in WWE. Female ladder match WWE, sicuramente c'è stato, Mica però. ha partecipato al Money in the Bank. Ah, il Money in the Bank! Ah, beh, giusto, vero, Money in the Bank, giusto, cazzo, dimenticavo. Sì, ha fatto Money in the Bank, sì, ma non è che abbia fatto sta gran figura, onestamente. Sì, in effetti, Eric,
Eric, Ricordiamo che il se primo, dovessimo, se dovessimo guardare. Man in the Bank lo vinse un uomo, ricordiamoci. Però, Sì. vabbè. Eric, se dovessimo in effetti guardare la cosa del Money in the Bank, anche Lana è un candidato papabile, quindi non Minchia! dubitare. Minchia! Cioè, allora andiamo a rivedere chi faceva parte di questa battaglia. Allora, le Iconics lasciamo stare. Lasciamo stare per cortesia. Meno le vediamo sul ring, meglio è. Poi abbiamo. Cosa c'era? Aspetta un secondo. C'era. Vabbè, Asuka che ha vinto, ovviamente. Mandy Rose e Sonya Deville. Lasciamo stare per cortesia. Beh, dai, almeno questa volta la Devin non ha No, tirato una allora, sa no, ginocchiata per sai, sbaglio alla sai che Rose. secondo me poteva far comunque bene, pensandoci. Però, sa Sì, ma... no, penso, però sapevo che non avrebbe mai fatto No, vincere. però comunque sta lentamente migliorando. No, 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 attenzione, no, non mi riferivo a... Probabilmente non ci stiamo riferendo alla stessa persona. Sai chi secondo me poteva far molto bene in un ladder match? Zelina Vega. Perché comunque lei come lottatrice è brava, cioè la Tia Trinidad è molto brava come lottatrice. Però non mi sembra Non ci... che non abbiano né piani per lei né tantomeno per Alma, che tra l'altro ieri sera non si è neanche visto. Quindi questo è un grandissimo sapevo che non peccato. avrebbe vinto, anche se mi sarebbe... Secondo me lei se le dai la possibilità di lottare può far molto molto bene. Il fatto che Zelina Vega si è eliminata per prima credo che la dica lunga sul suo status nella compagnia, però vabbè, lasciamo stare. Tornando a noi, sì, abbiamo Carmella. Sì, sta No. migliorando. Cioè, sai cosa? Adesso che la Face deve fare per forza qualcosa in più. Quindi, qualcosina in più sta anche facendo. Però, insomma, non è No. granché sul lottato. È Lana meglio lasciamo. delle Iconics, eh? Meglio delle Iconics, senza dubbio. Però, Non ci ho vuole visto di molto, molto meglio. Eric, No, scusa, no, non ci infatti, vuole molto. ti do pienamente ragione su quello. Poi, poi abbiamo. Naomi, niente di che. Lana lasciamo perdere. Asuka può far molto bene. Peyton Royce, di che l'abbiamo detto, lasciamo stare. Mandy Rose, lasciamo stare. Sonya Deville, modesta e sono generoso probabilmente. L'altra opzione era Zelina Vega, quindi per esclusione non poteva, secondo me non poteva vincere Asuka quel match day. E infatti l'ha vinto Asuka, che va a farsi questo bel TLC match contro appunto Charlotte e contro Becky Lynch. Cosa che tra l'altro credo cementifichi. Cioè, oddio. Dipende anche come va a finire il Mixed Match Challenge. Teoricamente, non credo lo vinca. Nel senso, Miz e Asuka sono ancora nel torneo. E la finale del torneo è durante TLC. Quindi, non credo che facciano lottare Asuka 2 volte, francamente, no? Quindi, teoricamente, penso che vada a perdere. E se va per a lottare 2 volte. Se va però a lottare 2 volte durante il pay-per-view, potrebbe anche non vincere il torneo e poi vincere il titolo femminile a fine show. Quindi vediamo. Ma non penso. Secondo me non la fanno lottare 2 volte. Tra l'altro, per il Mixed Match Challenge, io temo seriamente lo vincano Alicia Fox e Jinder Mahal. Pensandoci. Perché tanto. Allora, spie la, la spiego. La spiego. Hanno annunciato che praticamente chi vince il Mixed Match Challenge. Si otterrà il numero 30 durante le 2 Royal Rumble. Oh, un viaggio tutto pagato, innanzitutto. E poi la possibilità di entrare nella Royal Rumble maschile e femminile con il numero 30. Di solito chi ha il 30, quando fanno una cosa del genere, quando hanno il numero 30 a qualcuno, lo danno, quando danno il numero 30 a qualcuno, con tanto di stipulazione o con match annunciato durante la puntata, quella persona non ha alcuna speranza di vincere. Quindi tanto vale che lo dai a Jinder Mahal e ad Alicia Fox anche, aggiungo. In più, tra l'altro, un'altra cosa, visto che la stanno spingendo specialmente Alicia Fox. La sta spingendo sul fatto che comunque vuole sta vacanza pagata, cioè comunque questo viaggio. Non escluderei che se usassero la cosa per mandarli effettivamente a fare una vacanza con una troupe e riprendessero la cosa per fare delle vignette durante gli show televisivi WWE. Non mi stupirebbe. E qualcosa di divertente può, con Alicia Fox e Jinder Mahal, può venirne fuori, potenzialmente. Poi, Quali sono? le altre coppie? Scusami. Le altre Sì, coppie, te lo esatto. dico subito, aspetta che vado a prenderle. Allora, la prima semifinale è stata stabilita ieri sera ed è composta da... Allora, aspetta, che vado a riprendere il tabellone, perché ho preso il tabellone sbagliato, eccoci qua. Allora, la prima semifinale sarà tra Jinder Mahal, Alicia Fox e Finn Balor e Bayley. Ok, Poi no. abbiamo l'altra, cioè, settimana prossima ci saranno i 2 quarti di finale di SmackDown, che sono Jeff Hardy e Charlotte Flair contro Art Truth e Carmella. E qui potrebbe vincere Jeff Hardy e Charlotte, pensandoci. Dall'altro lato invece abbiamo The Miz e Asuka contro Jimmy Uso e Naomi. Guarda, io
adesso facendo un ragionamento un po', come dire, un po' laterale, io ti Sì, direi vabbè, andrei con Bale. scusami, non analizziamo tanto seriamente il Mixed Match Challenge, No, francamente, però non lo merita. Vai. diciamo che se dovessi dare la cosa se dei tre, appunto ai due tratti Ember Moon, al devo 30. fermarti un attimo, Ember Moon e Hawkins hanno già perso ieri sera, quindi non... non tra l'altro, andatevi a vedere il match, perché il match praticamente è finito in questo modo. Ember Moon stava menando... Che cazzo era? Aspetta, vado a prendere il risultato del match. Allora, Ember Moon stava menando Alicia Fox, tra l'altro. Stava menando Alicia Fox. Kurt Hawkins si è preso il tag, è andato a schienare Alicia Fox, e ovviamente non si può nel Mixed Match Challenge. Approfittando della cosa, praticamente, Jinder Mahal è entrato nel match, ha preso Kurt Hawkins, mentre Ember Moon è stata messa fuori gioco da Alicia Fox. Praticamente... Kurt Hawkins era già nel. Stava, allora, mi sto incartando. Allora, Kurt Hawkins stava schierando Alicia Fox. Ember Moon ha tentato di fare qualcosa ed è stata praticamente messa momentaneamente fuori gioco. Jinder Mahal è rientrato praticamente nel ring. Ha preso Kurt Hawkins, lo ha schiantato con la callassa e l'ha schienato. Quindi Kurt Hawkins è stato ancora una volta schienato. Che Quindi. bello. Va bene, i piani sempre La vedono una vittoria di stupidità. Team Brown Bliss. Non lo so, dipende. Non lo so, può essere, però vabbè. Ma piano originale per il Mixed Match Challenge, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, avete mai visto il Mixed Match Challenge? Comunque, io Vai. farei vincere al team Bailey Balor. Più Sì, che altro tanto. perché Ma sono. vuoi far vincere Balor? Balor jobba pure negli house show a McIntyre. Cioè, Appunto, cioè ormai. sì, Più che vabbè, è vero, effettivamente anche lui, anche la dai a loro due, effettivamente anche loro non hanno alcuna speranza di vincere, quindi effettivamente sì, puoi però anche farlo. almeno più che altro, sai, Jinder Fox proprio manco una speranza su un milione. No, vabbè, Bailey ma Balor, una su un tanto il milione, Mixed un Match, cioè il fan Mixed Match, mark. sì, ok, però sì, Balor, Bailey, non so. Cioè, Bailey contro. Fai, Bailey è di Raw, quindi Bailey contro Ronda Rousey e WrestleMania. Sarebbe un bel match, però. No, Non ma so cioè, quanti ovviamente non vogliono. vincerà, però Non so quanti vogliono. Quanto vogliono capisci vedere. che Bailey che entra col 30 è già diverso che Alicia Fox che entra Quello col 30 per il sicuramente, certo. pubblico. Quello sicuramente. Anche ba e o Balor che entra Vabbè, con il hai 30 è la differente possibilità di da. fare il record. La fai entrare, la elimini in un secondo e mezzo e batte il record. Batte il record di Santino Marella. Puoi fare una cosa del genere. No, quello ormai è Balor che lo farà per il trattamento che sta ricevendo. Dico che cavolo, in semifinale quella di Raw 4 job. Ragazzi, è Mixed Match Challenge. Cioè, non è che stiamo parlando di WrestleMania, eh. Con tutto il rispetto. Chi vince la Rumble femminile? Secondo me la vince Becky Lynch. Perché secondo me perde il titolo. Cioè, Becky secondo me perderà il titolo. Allora, se non lo perde, ovviamente non lo vince lei. Però se Becky perderà il titolo femminile prima della Rumble, vuol dire che la vince, secondo me. Siamo intanto collegati con Mattia via telefono, credo. Sì, Pronto? Buonasera. eccomi qua, buonasera. Buonasera, Buonasera Mattia. Ecco. prima di... Allora, partiamo subito in quarta. Siete tutti delle merde. Grazie, molto gentile. Perché deve partire il dissing. Non No, possiamo partire qui ma col assolutamente, ma dissing. perché deve partire il dissing? Eh? Scusate, Come non deve partire il sta dissing? entrando Malgioglio su Rete4, scusatemi, vai. Ah, comunque il dissing facciamolo partire subito, quindi siete tutti delle merde qua Sì, dentro. sì. Perché è giusto così, partiamo subito in quarta. Sì. Vabbè, E Max is awesome, fai schifo. Così. vabbè, Per vabbè, c'è buttare un'altra almeno. persona a casa. Questo direi che è evidente, però c'è un motivo per fare una cosa del genere? No, Cioè, perché Max è meglio, perché come piace a tutta. appurato che Maxi Dosson fa schifo. Perché fa schifo? Cioè, spieghiamo il motivo per cui fa schifo. Cioè, facciamo un dissing ragionato, quantomeno. Perché gli piace The Miz, va. Questo direi che è un ottimo motivo, effettivamente. Vedi, vaffanculo. Esatto. Dissiamo Max, brutta Come direbbe persona. Cruciani. Però su questo ha ragione, però. Su questo hai ragione, francamente. Quindi Questo mi sembra interessante questo. Sono siamo d'accordo. interessati, aspetto tutti quelli che Esatto. parte. Esatto. No, spieghiamo un attimo sta cosa. Parliamone proprio 30 secondi Ok. perché Mi non. sentite? Malissimo, però ti sentiamo. Malissimo. Cioè. Che se devo dire? Vabbè, hai il via Questa è voce. la mia voce. È il via voce, Sì, è la mia peccato. voce della macchina.
Allora, no, allora, spieghiamola. Allora, spieghiamo la situazione. Praticamente, una persona che evidentemente ha diversi problemi, perché, cioè, non tanto per rifare il dissing, ma per utilizzare noi, praticamente, per fare dissing. Esatto. Cioè, creare degli account finti su YouTube per fare dissing ad altri canali, di cui tra l'altro noi ignoravamo l'esistenza. Intanto Max ha risposto al dissing. Grazie, Max. Grazie, Max. Dicevi? La risposta al dissing, Max? Sì, ha detto, ne riparleremo a WrestleMania quando avremo Miz da Face contro Brian. Però allora, posso dire che mi sento onorato del fatto che Max, un VIP come lui, abbia risposto al mio Sì, dissing? è vero. Hai ragione su questo. Hai pienamente ragione, Comunque, vai. vai, finisci di raccontare questa No, storia, poi allora. voglio raccontare. È una storia fantastica, perché comunque, Sì. cioè, praticamente, c'è chi si è spacciato per me e per Mattia su un altro canale, di cui ignoravamo l'esistenza, e di cui tra l'altro non mi ricordo neanche, di cui non mi ricordo neanche il nome, quindi Oltre figurati. a ignorare l'esistenza, non ci ricordiamo manco il nome di Esatto, prima, quindi capite talmente. quanto cazzo ce ne frega. Esattamente. E semplicemente hanno fatto dissing, hanno mandato insulti, roba di questo tipo. Cioè, con tutto il rispetto per il canale, che ovviamente non abbiamo assolutamente nulla contro questo canale, semplicemente non li cioè, ma anche se avessimo qualcosa contro, chi se ne frega, cioè, alla fine, cioè, non, mi sembra, mi, o utilizziamo il tempo in modo molto migliore che andare su altri canali e insultare la gente, francamente. Cioè, Siamo delle persone tristi, però non molto, così tristi da andare molto. su a dissare la gente, non ce ne Esatto, frega esattamente. niente. Cioè, ci vedi Fabio, per esempio, che va a fare dissing su un altro canale, figurati, quello alle 9 e un No. quarto dorme, quindi figurati. Cioè, Infatti. non stasera perché ha giocato l'Inter, e tra l'altro ha anche perso, Sì, ma purtroppo. Però. poteva andare a dormire prima contando quanto ha fatto l'Inter, No, beh, quindi. in realtà si è andato tipo 10 minuti alla fine, quindi è stata in bilico fino alla fine. Quindi, purtroppo per l'Inter, tra l'altro. E niente. E come vedete in chat oggi, che è un dissing, meniamoci e facciamo prima, giustamente. Questo sempre Max, tra l'altro. Gli dice. Come dice Max, Spingere esatto. altre persone a commentare i vostri account non è niente. Il momento in cui vi risponderò in video o in live sarà una vera conquista. Cos'è? Vuoi venire in onda, Max? Vuoi venire con noi in onda? Tra l'altro, tu mi avevi detto una cosa qualche giorno fa, Mattia. Adesso, senza anticipare niente, mi sa che c'è tipo un crossover in preparazione, mi sembra, no? Sì, un Ecco. crossoverone della Madonna. Esatto, Che succede? esattamente. Se Però riusciamo. Non anticipiamo niente, forse perché è una parleremo. cosa molto lontana nel tempo. Tutto qua. È una cosa molto lontana, ma potrebbe esserci un crossover epico. Sì, esatto. Vai, Comunque, sì. Sì. visto che. Che Comunque, dice? raccontami Aspetta, bene la storia. aspetta che ti fermo. Eric, Un genio. vengo in onda solo se me lo chiede il tuo account privato. Non ho account privati. Se tu ti riferisci a quello là dell'altro ieri, non ero io. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì. Allora, succede questo. Ieri sera vengo avvertito dal nostro ascoltatore, che non mi ricordo anche lui, ce l'ho, però adesso sto Sì, telefonando e non riesco a vedere. lo Però salutiamo lo anche se non mi ringrazio ricordo. comunque. Esatto, sì, anche se non ci ricordiamo chi è, Fatto sta purtroppo. che mi scrive e mi dice: guarda che c'è un tizio che si spaccia la testa dicendo cose su un altro canale. Sì. Se vuoi ti passo il link, se qua ti passo l'account così lo segnali. Ho detto va bene, passamelo. Mi passa sto account che era già stato cancellato, quindi dico vabbè, è già cancellato, che cazzo me ne frega. Stamattina, sarà state le 11 e qualcosa, sotto un mio video del mio canale di YouTube, che non era niente di che, era una puntata di Gintama, uno di questi Si qua mi chiama Ti scrive. fermo, si chiama Andrea, la ragazza che ti ha segnalato in chat, ce lo salutiamo, Andrea, grazie. Ciao. grazie Andrea. Prego. Dicevo, mi scrive sotto il mio canale, sotto il mio account, uno di questi qui, indignato e incazzato, che io ho sparato merda su di loro, bla bla bla, ho parlato con altra gente, vabbè, così via. E la mia risposta è stata molto laconica, è stata molto. Ma anche scritto: aspetto una tua risposta e veloce. La mia risposta molto veloce è stata: zio, era uno che si spacciava, non ero io, era uno che si spacciava per me, io non so manco chi cazzo sei. Ecco, appunto. Io non so manco chi sei, non seguo gli youtuber. Poi gli rispondo: non so neanche chi è l'altro youtuber che stai nominando. PS, potevi scrivermi in privato invece che scrivermi qua Ecco. sotto. Vabbè, cioè, il senso di questa il senso di tutto questo, alla fin fine, e la chiudiamo qua perché abbiamo parlato anche fin troppo di questa cosa, è che abbiamo di meglio da fare, sostanzialmente, che passare le nostre giornate a mandare insulti su altri canali, che peraltro manco conosciamo, molto semplicemente. Cioè, non,
non siamo noi, molto semplicemente, tutto qui. Non siamo noi, e figuratevi se ve ce ne frega qualcosa di stare altri canali che parlano di varie robe, che possono essere di wrestling o di altre Esatto, cioè, robe. esattamente. Cioè. Noi ci siamo sempre fatti i fatti nostri sui nostri canali e abbiamo Esatto. sempre parlato delle cose nostre, non siamo mai andati dagli altri a rompere le palle. L'unico a cui abbiamo rotto le palle è il nostro amico Max, ma perché siamo Giustamente, amici, quindi ogni tanto giustamente, ci rompiamo. ma giustamente Risposto. anche poi peraltro, eh? Cioè, giustamente poi peraltro. Però noi non collaboriamo con nessun altro canale, Esatto. non collaboriamo con nessuno. Le uniche collaborazioni che abbiamo e con cui ogni tanto facciamo i crossover sono Max e l'angolo del Pepsi Plunge, ma tutte le cose che vedete con i nostri nomi, che non sono su questo canale, sul canale di Max e sul canale dell'angolo, non siamo noi. Esatto, Non basta, siamo noi. cioè, molto semplicemente, per il fatto che comunque abbiamo, ripeto, anche in questo caso, già il tempo che abbiamo è poco, preferirei occuparlo in modo migliore, tipo, il che vuol dire anche, per esempio, guardare un film su Netflix, che non, per esempio, Esatto. cioè, che mi sembra molto più costruttivo, francamente, che andare a sparare merda di altre persone, che ripeto, poi comunque non conosco, alla fin fine, cioè. Ma anche se le Finisco il nostro momento dicendo. conoscessi, chi se ne frega? Smetterei di seguirli e basta, cioè, non me Esatto. ne frega E nulla. finisco questo momento dissing dicendovi questo. Dai. A volte non guardo manco i video di Max che è mio amico, Esatto, figuratevi di voi, di altri che manco li conosco se li guardo i vostri video. beh, dire, io non leggo neanche, per esempio, cioè, non leggo neanche il mio sito molte volte. Cioè, le robe che leggono, diciamo, che scrivono su tutto wrestling, molte volte non leggo, ma non per cattiveria, perché non c'ho tempo, molto semplicemente. Perché ho altre cose da fare, tutto qui. Vabbè, Esatto. aperta e chiusa parentesi, che mi sembra che abbiamo parlato anche fin troppo di questa cosa. Esatto. Parliamo di SmackDown e di Raw anche, tutto sommato. Anche, Puntata cioè, incredibile stasera comunque. di cosa? Di ovviamente di Ah, Coliandro, chi voglio se ne frega di SmackDown, ho fatto Coliandro, cagare. con tutto rispetto. Mi pazienza. Vabbè, comunque, parliamo di Raw, di SmackDown. No, adesso voglio chiedere anche la tua sulla questione. Perché sto Triple Threat, questo TLC praticamente che hanno annunciato per il, secondo me è molto meno scontato di quanto sembri. Perché Allora, non, no, io ripeto, non escludo che possa vincere anche Asuka, francamente. allora, non lo escludo perché in effetti, visto che, allora, posso fare un attimo la persona cattiva e dissare ancora una persona, e dissare ancora, già che ci siamo, così ci becchiamo un paio di insulti. Sì. Da quando il TLC A3 è fatto con lo No, schieramento? Cioè, sì, ogni tanto l'hanno quando fatto. non ci sono praticamente quando non ci Quando non sono. ci sono i titoli in palio. Esatto, esattamente, Però in teoria col titolo in palio c'è il coso. Perché qualcuno sul nostro sito ha riportato che ha messo dentro Asuka per farle prendere lo schieramento che in teoria non c'è lo schieramento? esattamente. Poi magari sbagliamo noi, adesso stiamo Poi magari dissando, poi sarà anche lo magari schieramento, però c'è la cintura. sarà schieramento, Esatto, però. però c'è la cintura in palio, quindi di solito la cintura viene appesa nei TLC. Quindi, Esatto. cioè, il motivo non è non far prendere lo schieramento a Charlotte Flair, o a Charlotte Becky. Il motivo è proteggere, probabilmente, non facendogli prendere lo Esatto. schieramento, apposta per quello fai un match. Però, diciamo, quello potevi farlo benissimo, cioè, se tu volevi proteggere per forza una delle due, puoi farlo benissimo anche in un TLC a due, praticamente, no? Molto semplicemente. Cioè, la presenza di Asuka lì in mezzo mi fa pensare che vogliano A, togliere la cintura Becky, e B, non coinvolgere Charlotte. Cioè, comunque, liberare Charlotte di modo che possa andare, non so, per esempio, a Raw a fare la rivalità con Ronda Rousey per la Royal Rumble. E Può lo essere. stesso lasciare Becky libera di non avere la cintura, di vincere la Royal Rumble e di andare poi a WrestleMania contro Ronda vincendo la Royal Rumble. E Può in quel essere, caso sono. il titolo di SmackDown lo metti in palio a WrestleMania tra Asuka e, boh, che ne so, qualcun altro, non lo so. Peyton Royce, Ma candidato speriamo di no, cazzo. del Speriamo di no, Tournament, ormai. No. cazzo. C'è niente di meglio di Peyton Royce. Fisicamente Beh, magari no, però a livello. Nelle heel di SmackDown, guarda che non c'è la Moria, anche nelle babyface in realtà No, fuori Asuka. in realtà uno ci sarebbe. L'ho detto prima. Secondo me non la, cioè, non la pusheranno mai, secondo me, perché non hanno piani. Manda Zelina Vega piuttosto, almeno hai la certezza di fare un bel match. Zelina Vega sa lottare, quindi volendo puoi fare anche quello. Il fatto che sia stata eliminata per prima nella Battle Royale non mi fa ben sperare, diciamo, dal punto di vista No. dei piani. Però vediamo che succede, vai.
Boh, è una bella gatta da pelare, perché SmackDown praticamente l'abbiamo visto nella Battle Royale. Sì. A parte Charlotte e Becky, non ha nessuno. Sì, infatti anche ieri, lo dicevamo prima, quindi ieri sera poteva vincere solo Asuka. Cioè, l'unica era volendo Zelina Vega, però quando hanno presentato le partecipanti, tutto sommato, era così, cioè era ovvio che avrebbe vinto Asuka. Era ovvio, comunque, prevedibile, diciamo, che avrebbe vinto Asuka. Tutto. Una cosa veloce. Vai. Cristina Iomi, quando l'ho sentita, volevo prenderla a schiaffi. Poverina. No, volevo prendere la schiaffi, prendere la schiaffi writer che gli aveva scritta. Ecco, appunto. Prendetela più con loro. Vai, scusa. Dico solo che la puntata di SmackDown per me è stata uguale a settimana scorsa, con la differenza che settimana scorsa abbiamo avuto un bel promo. Sì. Sto giro manco a quello. Ha risposto ancora Max, questa è in realtà di qualche minuto fa. Per partecipare a una puntata del caffè sono dovuto andare fino a WrestleMania. Ora esiste un account fake di Eric che invitano chiunque. Ho sbagliato tutto. Bella. Max, se sabato ci sei invitato a fare il caffè. Sono d'accordo. Se vuoi venire sabato, per il caffè a bissare, dai. Intanto, super faccia, che ringraziamo perché ha scritto prima, siete ottime persone da come vi seguo due volte a settimana. No, sbagli tutto completamente. No, sto scherzando, ovviamente. Però ha scritto, anche Asuka contro Carmella per il titolo WrestleMania sarebbe interessante. No, francamente, no. Io Carmella intorno al titolo femminile non voglio vedere. Cioè, perdonami, passi da Charlotte, Becky Lynch, Asuka... Carmella? Cioè, no, mi sembra un bel salto in basso. Cioè, ok che Carmella era già campionessa prima, però mi sembra che il salto è Charlotte, Becky, Asuka, Carmella. Cioè, mi sembra francamente... Aggiungo un'altra cosa, che è la cosa più importante. Asuka e Carmella l'abbiamo visto già due volte, ha fatto cagare i morti, perché Carmella era heel e le hanno fatto vincere il match con James Ellsworth. Vabbè, guardiamo il lato positivo. Contando quello che è uscito su James Ellsworth nelle ultime settimane, probabilmente non lo rivedremmo in WWE, in zona WrestleMania. Se ovviamente verificato. Fai un match di eliminazione dove Asuka batte tutte a WrestleMania, come Goldberg della Battle Royale, quando aveva vinto il titolo nel 98 a... cos'era? A Road Wild. Aveva vinto il titolo un mese prima, a Road Wild ha fatto fare la Battle Royale. Vero, non ci ho pensato che il match orrendi, mamma mia. Vedi? Hai poca memoria, però la cosa... ti rende il fan da WWE perfetto, perché non hai memoria delle cose, quindi posso fare quello. Hai una soglia di attenzione che non va oltre i 5 mesi, probabilmente, e quindi sei perfetto per la WWE. No, scherziamo, naturalmente. Non sei babbo di minchia come noi, che esatto. Ci ricordiamo cose vecchie di anni. Esattamente. Tra l'altro, ecco, ti consiglio di ascoltarti la puntata di questa settimana del Brian & Vinny Show, parlando di memoria. Perché nella puntata di Raw di questa settimana è quella del matrimonio tra Test e Stephanie McMahon, quindi ne hanno... Ah, bene, ma sono in pari con me, potrei iniziare a seguirli... Esatto, sono in pari con te. Sì, lo sto guardando la puntata di SmackDown successiva. Farei un buon booking da WWE, dice Superfaccia. Sì, potenzialmente sì. Buon non lo so, quantomeno piaceresti i piani alti. Piaceresti a Vince. Esatto, esattamente. Questa cosa è interessante però, perché non ho... Va bene, andiamo avanti. Sono qui per sentire il rant su Raw. Ma alla fine di rant su Raw non è che... cioè, è inutile anche che lo facciamo alla fin fine, perché tanto è una perdita di tempo, perché tanto questi fanno il cacchio che vogliono, quindi c'è anche una... cioè, dire che Raw ha fatto schifo perché abbiamo visto Drake Maverick pisciare sull'accappatoio di Bobby Roode. Sì, ok, puoi dirlo, però alla fine lascia un po' il tempo che trova. Mettiamo, no? Diciamo che mi fanno più che allora Maverick, il segmento di Maverick mi ha disgustato, perché è un segmento brutto e stupido. A me non ha disgustato, l'ho trovato stupido, però molto stupido. Sì, brutto e stupido, però a me ha fatto più incazzare altre cose di loro. Per esempio, il fatto che lo stesso identico segmento che abbiamo visto a inizio puntata l'abbiamo visto a fine puntata. Sì, vero. Stessa identica cosa, cazzo! mettiamola così. Credo che la cosa sia stata voluta. E tra l'altro,
alto. Cioè, non è che la, cioè non è. Non credo sia una coincidenza per mancanza di attenzione. Credo fosse voluta la cosa. Il problema. Aggiungo un'altra cosa. Che il segmento che abbiamo visto a inizio e a fine puntata di Raw l'abbiamo visto settimana scorsa. Lo so, quello sì. Quello, su quello ti do pienamente ragione. E noi l'abbiamo visto. Ti aggiungo anche un'altra cosa. Noi l'abbiamo visto a Bologna, quel segmento lì. A Bologna abbiamo visto. E anche a Roma, perché comunque anche a Roma ha fatto la stessa identica cosa. Cioè, il problema non è. Vai. Il problema. E poi, altra cosa. Che è la battaglia che sta di Brian Alvarez, di cui mi faccio anche C'è troppa hit, cioè i cattivi hanno troppo la meglio. Sono tutti segmenti di hit, tutti. Spieghiamo cosa vuol dire segmenti di hit. Cioè, che segmenti dove praticamente il cattivo ha sempre la meglio, sostanzialmente. Sì. Vabbè. Oppure quando non è un segmento. Ti rovescio la frase, praticamente. Li hai visti gli face di Raw? Ti sorprende che gli l'abbiano sempre la meglio? Ecco, appunto. Andiamo avanti. No, oppure quando invece non è un segmento di hit, perché i face hanno la meglio, comunque parte tutto da un ennesimo segmento di hit. Perché il segmento lì con la Q&A tra Charlotte, tra Bailey e Sasha e Alexa. Sì, che è durato fortunatamente un minuto e mezzo. Perché temevo fosse molto più lungo, francamente. Ma cioè, oggettivamente, ma chi ha pensato a queste puttanate? Una risposta ce l'avrei. Esatto, è la risposta che immagini. Esatto, esattamente. Allora, cioè, non mi incazzo neanche quasi su Raw, perché comunque non ha senso che io mi incazzi, cioè io mi devo incazzare per le cose a cui tengo, per le cose che mi importano. Sì. Io non me ne frega niente, perché mi dovrebbe interessare di Raw? I babyface sono tutti dei coglioni. Sì. Gli heel sono tutti delle teste di cazzo. Ecco. Guidate dal capo delle teste di cazzo, scusatemi. Sì. Di nuovo. Con calma. Che tra l'altro pelato così sembra veramente un pene gigante. No! Beh, dai, sta meglio così che con la calvizie incipiente che stava arrivando. Meglio così che con la calvizie incipiente. Ecco, appunto. Quello glielo si va. Appunto. Poi, una cosa che mi ha fatto. Sai cos'è una cosa che mi ha fatto molto ridere? Che vabbè, ovviamente. Poi lui è un epi. Quando ha detto agli altri che sono grassi. E io ero lì che pensavo. Ma Corbin, tu non combatti, se tu combatti con il panciotto e combattevi con la maglietta perché avevi la guanza. No, secondo me lui non combatteva perché aveva la panza. Secondo me lui combatteva perché non era minimamente definito. E infatti il suo fisico non è minimamente definito, se tu guardi. Quindi... No, il suo fisico fa schifo. No, vabbè, fa schifo. Fa schifo. Ricordi quella foto dove gli avevano disegnato la faccia triste? Sì, mi ricordo. La faccia. Mi ricordo, sfortunatamente. Bellissima. Cioè, alla fine il discorso di... Aspetta che vado a beccare Corbin Face. Vediamo un attimo se me lo trova. Sì, più o meno, sì. Non c'è il disegno, diciamo, del non c'è il disegno sullo stomaco, ma effettivamente ha sembra un po' una faccia. L'avevamo già mandato in onda, probabilmente, la foto. Aspetta che la metto... Vedo se riesco a metterla in diffusione. Aspetta. Ma come Roman? Quella... Anche Roman combatte con la pettorina perché non è definito. C'è un po' di pancetta samoana. Sì, esatto. Non è definito. Eric? Dimmi. Ne ho trovata una terribile. Cioè? Aspetta. Aspetta che te la passo. Aspetta, intanto che passo. Che passo il. Esatto, eccolo qua. Questa è la foto praticamente della faccia sul costume. Sull'addome di Baron Corbin, effettivamente. Comunque, dicevamo. Guarda quella che ti ho mandato. No, non c'è molto da dire. No, vabbè. Questa è la foto di Baron Corbin con la faccia di. Non riesco a mandarla. Con la faccia di Triple H al posto dell'addome, la H-Face, quella che è diventata un meme su Reddit. Vai. Comunque, no, cioè, più che altro non c'è molto da dire da noi perché comunque è stata una puntata tutta uguale. Mm-hmm. I segmenti erano un'unica ripetizione di roba. Sì. Ripetevano sempre le stesse cose. Per dire, anche la cosa migliore della puntata, che è stata.
stato il match tra Ziggler e Rollins. Sì. È una roba che ho visto 20.000 volte quest'anno. Cioè, quante volte l'hanno fatto solo quest'anno Ziggler contro Rollins? Mm-hmm. Quante volte l'abbiamo visto, ce l'hanno riproposto? Mi sono rotto le palle. Almeno, sì. Ecco, intanto... Mi sono veramente stancato. Ecco, per intanto, per Moreno che gioca a Pokémon... qualcuno ha fatto la carta dei Pokémon di Baron Corbin, eccola qui. Va a vedere. Con praticamente le due caratteristiche sono End of Days 200, lancia una moneta, se esce testa il tuo Pokémon difendente è in coma per le prossime due volte. No. E poi Thundershock, lancia una moneta, se è testa il Pokémon che si difende è ora paralizzato. No, ma dai. Te la passo. Vai. E poi posso dire che io ho criticato Elias da Hill dicendo che faceva schifo ed era ripetitivo. Da Face, è ancora peggio? Sì. Da Face è peggio, cioè veramente ancora peggio di quanto faceva schifo da Baby, da Hill. Mm-hmm. Cioè veramente terribile. E per chiudere Pro, perché poi passiamo a SmackDown e anche di SmackDown ne ho da dire. Dai. Terribile il segmento di Ambrose che si fa i vaccini. Ecco, sì. Terribile. Sì. Cioè, io non mi capacito di questa cosa. Sì. Ora, hai girato Dean Ambrose, ti hai fatto fare il personaggio cazzuto e stronzo per due settimane. Mm-hmm. Perché devi far fare un segmento comedy? È un'ottima domanda, qui non credo di poterti dare risposta, vai. Perché? Hai fatto uno speciale sul network dove dare una spiegazione logica al suo turn heel in maniera credibile e seria, e adesso mi fai un segmento comedy? Perché? Ormai il nome, invece che Dean fucking Ambrose o The Lunatic Fringe Dean Ambrose, credo che il suo nuovo nickname sarà Dean lavatevi cazzo Ambrose, perché se la prende col fatto che il pubblico puzzi. Non sapevo che fosse così fissato con la pulizia, praticamente. No. Vabbè, stavo guardando altre carte praticamente di, diciamo, dei Pokémon. C'è anche quella di Roman Reigns. No. Con, deve essere molto forte. Cioè, la Spear praticamente è così, cioè, con la Spear l'avversario va KO, praticamente. Comunque vai, andiamo avanti. Dicevi, Mattia? Eric, tu che sai, sì. Tu che ne capisci più di me ogni tanto, sì. O almeno magari ci provi, sì. Ma Biggs è tornato di nuovo. Così sembra, sì. Così sembra praticamente. Non lo so, non so cosa dirti. E siamo a 34. Cioè, quando ho visto Biggs che andava via dai, che picchiava i De Palo, ho detto, ma come è tornato di nuovo? Ma davvero? Ancora. L'ha appena fatto il turnier. Allora, KJ Sit aveva... Oddio. No, sto ridendo. Adesso... Cosa? Che c'è? Aspetta, la metto in diffusione, poi la passo a Moreno. Aspetta un secondo. Che immagine brutta. Vabbè. Adesso la passo a Moreno, poi la passo anche a te. Aspetta. Te la passo su WhatsApp, aspetta Mattia. Vai. Ecco, aspetta. Ah, cazzo. Aspetta, che la metto in diffusione, aspetta, ti mando l'immagine. Eccola qui, perché avevo mandato solo l'indirizzo. Eccola qua. Allora, dicevo, ma perché? L'hai vista? Sì, non lo so, vabbè. Non so perché c'è questa immagine, comunque c'è. Va bene, comunque, tornando a noi, di cosa stavamo parlando? Mi sono perso con la faccia. Io ho finito la mia disanimato. Sì. No, dicevo, tornando no, Big Show, ecco, dicevo, cagesseats.com ha postato oggi la cronologia di tutti i turni Big Show. Sì, dai tempi della WCW, con quello di ieri sera è il turn numero 34 della sua carriera, in quasi 25 anni di carriera, praticamente. È più di un turn all'anno. Passa la mia disegna di SmackDown veloce. Vai. Allora, il promo iniziale abbiamo avuto almeno Becky la... Allora, a parte che personalmente ho notato
un livello di scripting di Becky pazzesco, nel senso che l'ho tratta molto meno spontanea rispetto ad altre volte. Sì. A livello di cose, delle cose che diceva. Mm-hmm. Cioè, nel senso, come se prima, quando gliele facevano, prima quando la buccavano da Hill, riusciva a gestire bene le cose, riusciva a gestire bene quella stronzaggine che poi diventava babyface alla Stone Cold. Sì. Adesso le hanno scritto un promo tipo Stone Cold ed è venuta una mezza cagata. Però magari sono io che sto facendo, che mi lamento troppo. Mm-hmm. Ho gradito il fatto che Becky gli ha detto chiaramente: beh, non riesci ad andare over da sola, stai copiando me, perché è quello che stanno oggettivamente facendo. Sì. Cioè Charlotte è entrata come entra Becky, ha detto le stesse cose che diceva Becky, mi ha fatto ridere come cosa, però vabbè, vediamo come la evolvono. Mm-hmm. Ho paura che adesso Becky diventi meno spontanea a livello di promo. Sì. Nel senso che loro adesso la vogliono bucare da babyface, ma non funziona perché non sanno bucare i babyface. Mm-hmm. Sì. Ho questa paura con Becky. Mm-hmm. Promo di Styles, solito promo da babyface che ci vuole riprendere il titolo, meno convincente di quello di Brian di settimana scorsa. Però mi ha fatto ridere quando lui ha paragonato Brian a Lesnar, perché Brian questa settimana non c'era. Mm-hmm. E io mi ricordo delle puntate di SmackDown dove Styles non è apparso, però chi se ne frega, cioè, mm-hmm, avrà fatto il tempo. E niente, mi ha fatto molto più ridere la risposta che Brian gli ha dato su Twitter piuttosto che tutto il segmento. Mm-hmm. Poi cos'altro c'è stato? Vabbè, continua questa gestione di The Miz, il leccaculo, che vedremo dove porta. Ti ho detto, vinceranno i titoli praticamente, secondo me. Può essere. Ma perché Shane dovrebbe fare tag team che si rifiuta di fare tag team? Perché è il best in the world. Ah. No, sì, non ha senso. Non ha senso, lo so benissimo, però. No. Vediamo. Mi ha fatto ridere The Miz e Shane, genitori della coppa. Mi ha fatto molto ridere. Questo video è stato carino, sì. Sì. E poi che altro c'è stato? Vabbè, se ne dice fare di carino. Sì. Vai da con Joe, giusto per tenerli impegnati. Mm-hmm. Mystery Orton continua a picchiarsi. Un altro segmento di hit su un baby page, che ci siamo. E qualche altro c'è, la Battle Royale, vabbè, saltiamola. Mm-hmm. E poi che altro c'è stato? Uso contro The Bar, mm-hmm, hanno vinto. Basta. SmackDown è stato un pezzo di Amazon. Grazie intanto Frank Hugo che ci ha mandato una donazione, grazie mille. Grazie. Se volete farne Streamlabs, streamlabs.com/twwebradio, oppure se avete Amazon Prime e non vi siete ancora abbonati al canale, potete farlo gratuitamente, associate il vostro username di Amazon al al nostro canale, il vostro username e l'abbonamento Amazon Prime, potete abbonarvi al nostro canale con l'abbonamento mensile che dura appunto un mese, poi dovete rinnovarlo, però intanto voi non pagate niente e contribuite ai costi del canale. Vai. Però la cosa più bella è che ha messo l'immagine del minchione. Del minchione di Capital City, esatto, sì. No, credo che sia automatica, sai? Credo che sia che in automatico arrivi con la donazione, okay, sai? Perché avevamo detto che Giovanni era il minchione di Capital City, esatto, del programma. Pure vincono i titoli Shane e The Miz, sì, esattamente quello che abbiamo detto noi. Probabile. Miz lo stanno tirando troppo, secondo me alla fine rimane Hill. Secondo... Ma non si capisce. Più che altro... Non si capisce, io non ho ancora capito cosa vogliono fare con The Miz. Io vorrei tornare un attimo a Raw, perché non abbiamo sì. C'è una cosa che hai dimenticato nel tuo rant. Come posso dire? È una cosa che ti infuria. René Young. Porca merda. Ecco appunto. Sai che per quanto sia scarso a Raw, a Mixed Match Challenge è anche peggio? Sì, la differenza sai qual è tra Mixed Match Challenge e Raw? Mm. Che a Mixed Match Challenge sì. Cole la seppellisce. Ah.
Cole, se tu ascolti la Tecla, Cole la massacra dal primo all'ultimo secondo. Perché ogni appena dice una cagata, Cole la massacra. E a volte, chiede anche. Ma infatti lei è quasi ill nel Mixed Challenge come allenamento, a livello di commento. Però, il che tra l'altro potrebbe anche essere una prova, pensandoci. Il fatto che lei non sappia cosa fa il marito. Cioè, a parte che non ci crede nessuno, mi sa di che alla fine poi la girano, eh. Cioè, comunque le fanno sostenere il marito. Lo spero perché non ha senso. Non ha senso lei. Allora, già fa schifo. Sì. Lei come. Allora, mettiamola così. È meglio di Booker T e Jonathan Coachman. Però non è. La barra era già piuttosto bassa, mettiamola così. Esatto. Più che altro il problema secondo me è questo di René. Allora, è il solito discorso. L'ha messa lì e non la potranno togliere, perché se la tolgono non difendono i diritti delle donne. Mettono un'altra donna. Charlie Caruso mettono, vai. Madonna. Dicono, NXT era buona. Allora, NXT era decente. Ah, anche perché c'era William Regal, però, come commentatore. Esatto. Il problema, secondo me, è quando. A main event a Superstars, quando ha commentato, era scarsa. E infatti non l'avevamo fatta più commentare. Vai. Il problema, Raw, è che. Allora, vabbè, uno lo sappiamo tutti perché l'hanno messa lì. Perché devono essere i paladini delle donne. E vabbè, e lì. Beh, l'hanno anche messa lì perché Coachman faceva veramente schifo al cazzo, ha detto anche questo. Sì, perché Coachman faceva schifo, va bene. Il problema, secondo me, il problema di René in questo momento, come commentatrice, è che uno, le fanno sempre ogni cazzo di settimana la stessa identica domanda. Ma lì ha senso, perché, cioè, io credo che loro, cioè, il punto di questo atteggiamento è che lo sanno benissimo che lei sta mentendo, cioè che comunque non è possibile che lei non sappia un cazzo del marito. Ma quindi ogni settimana allo stesso tempo la domanda è giustamente, ok, loro lo sanno, però perché René dovrebbe dirglielo? Cioè, perché dovrebbe dirglielo a loro praticamente, spiattellare okay. Tutto in diretta. Però adesso ti faccio una domanda, se la vuoi tornare il e ci sta la Hill, perché fa la babyface con tutti? Bella domanda, ma infatti dovrebbe essere un turn graduale, invece mi sa che quando se le fanno fare il turn va di punto in bianco, va Hill e comincia a apprezzare gli Hill, cioè, classico Hill in WWE che praticamente di punto in bianco comincia a tifare tutti quando fino al giorno prima gli stanno sul cazzo. Cioè, non riesco a capire cosa vogliono. Cioè, il problema di René è che non riesco a capire cosa vogliono fare. Perché se lei mostrasse comunque degli atteggiamenti ish, sì, esatto. Oltre che col marito, esatto. Potrei anche passare su questa cosa. Vabbè, la stanno girando. Il problema è che con tutti fa il babyface. Poi, quando le chiedono del marito, le risponde: boh, a casa trombiamo e basta, non mi parla. Sì, ma non lo dice questo. non è quello il discorso. Magari non parlano di lavoro, però mi sembra molto strano. Quando entrambi lavorano per la WWE, mi sembra molto, molto strano. E una delle due è un commentatore. Commentatrice, anzi, in questo caso. Vabbè, è una situazione abbastanza bizzarra. È un'altra cosa che si aggiunge, diciamo, al muro che è Raw in questo momento. No, Raw in questo momento. Raw è tremendo, oggettivamente tremendo. Tra gli infortuni, le sfighe, bla bla bla, tutto quello che vuoi mettere. Sì, Raw fa schifo. Raw in queste ultime settimane è veramente brutto. Cioè. Il problema di Raw, secondo me, che non rende equilibrato lo show, è un problema che nel wrestling è ciclico, perché c'è sempre. È il periodo in cui gli Hill sono in totale controllo dello show. Mm-hmm. Quando gli Hill sono in totale controllo dello show e praticamente mi viene sempre in inglese hijack, non mi viene come si dice in italiano, prendere il controllo.
prendono il controllo, sì, praticamente prendono in ostaggio lo show, Sì, mettiamola esatto, così. perché l'hijack, sì, è un dirottamento praticamente, l'hijack è dirottare praticamente, perché viene utilizzato quando dirottano un aereo, sono il termine hijacking, vai. Quando gli prendono il statale controllo dello show, Sì. lo show fa sempre cagare, fa molto spesso cagare, perché Gil, avendo tutto il controllo, loro fanno solo quello che vogliono. Ricordiamo tutti, anche se adesso non ce lo ricordiamo perché è la stable più bella di sempre e più importante di sempre, ma vi ricordate il Regno del Terrore dell'Evolution? Vi Sì, ce lo ricordiamo. ricordate le Ecco. puntate con l'Evolution quando comandavano loro? Sì, ce lo No, ricordiamo. perché non le avete. No, perché non le avete mai viste, ma vi assicuro che noi che le abbiamo viste ce le ricordiamo. Sì. E ci ricordiamo di quanto facessero cagare, quanto faceva cagare l'Evolution in quel periodo. Ma adesso l'Evolution è la stable più bella di sempre, e lasciamo perdere, vabbè. Ho questa battaglia contro l'Evolution. Sì, effettivamente tu sei abbastanza schierato contro l'Evolution per motivi inspiegabili. Che poi non ce l'hai con l'Evolution, ce l'hai con i fan dell'Evolution, che è Ce l'ho con i diverso. fan È dell'Evolution, molto no, diverso, esatto, vai. non ce l'ho con i fan dell'Evolution, ce l'ho con i revisionisti storici dell'Evolution, Sì, che è diverso. esatto, sì. Che è diverso, perché Sì. se vuoi essere fan, il fan posso capirlo, ma il revisionista storico che non lo capisco. Sì. Comunque, dicevo, il Dicono. problema è che quando gli prendono il totale controllo, ammazzano lo show non è divertente, perché non c'è, gli non la pagano mai. Non c'è mai il momento in cui gli la Il pagano. problema è, il problema non è tanto infatti Gil che prende il controllo dello show, il problema è quello che dici tu, cioè comunque che alla fine il face non ha mai il sopravvento in questa compagnia. Esatto, non ha mai sopravvento. In questo momento a Raw, chi è che è il babyface che può prendere il sopravvento qua dentro? Braun Strowman. Ma Braun Strowman non ti tira uno show. Cioè, il problema che è uno dei problemi per cui sono sempre stato scettico io su Braun. Come lo ero, come lo sono su Roman, ma Roman ancora lo posso capire. Sì. Strowman non è uno a cui mettere il peso dello show sulle spalle. Puoi usare Rollins, ma il problema di Rollins in questo momento è che è rinchiuso in una faida di seconda fascia, e mi spiace dirlo, ma la faida con Ambrose è una faida di seconda fascia, perché in questo momento la faida di prima fascia è Strowman contro Corbin. E non funziona sta cosa, non funziona purtroppo, è brutto. Cioè, e poi, ripeto, il problema è che tutti i babyface sono in una posizione veramente schifosa. Il tuo top babyface è Braun, l'altro top babyface possiamo dire che è Rollins, poi c'è il deserto. No, nessuno mi venga a dire che Finn Balor è un face credibile per fare qualcosa. Non lo è, lo hanno distrutto. Lo hanno distrutto. Elias lasciamo perdere, Elias non lo conto neanche. Elias dovrebbe essere main event oggettivamente come babyface. Ma, cioè, però veramente non c'è niente da, non vedo nessuno che mi faccia dire, ok, questo è un babyface che può andare contro l'autorità. Non c'è nessuno di credibile. Nessuno, purtroppo. E sta cosa ammazza completamente lo show. Cioè, perché devo vedere uno show dove non c'è niente che mi faccia dire, vabbè, dai, però almeno c'è qualcosa che può ribaltare la situazione? Non c'è. Non so cosa dirti, cioè, hai pienamente ragione su questo, naturalmente. No, Non c'è torniamo. Torniamo a SmackDown c'è No Way Jose, dicono in chat. Per carità di Dio. Con tutto meno rispetto. malvar se mi pushassero io se ci crederei. Ma non lo pushano, quindi vai tranquillo. Lui è il popà pugno. No, vabbè, Moreno prima ha parlato bene. E Wyatt non si sa che fine abbia fatto. Cioè, si è rivisto a Starrcade, ma non Sì, si sa che. ma anche Wyatt non puoi mettere in una posizione di top babyface contro l'autorità. Non può, cioè, chi va bene Wyatt? Ma davvero? Cioè, il problema di Raw è che non ha babyface credibili, nessuno. E Allora. anche Braun lo metto. Braun non riesco a vederlo come babyface credibile, mi dispiace. Ripeto, l'unico è Rollins, ma è intrappolato in una faida di seconda fascia perché loro sono innamorati di Braun in questo momento.
No, dicevo, Moreno ieri sera a SmackDown ha apprezzato particolarmente il tag team match tra Jimmy Uso e Jey Uso contro Sheamus e Cesaro. Mi è piaciuto, l'ho trovato normale, francamente, cioè non un onesto, buon match. effettivamente. Sono due team che sanno lavorare bene, Esatto, quindi sì. sono abbastanza Il fatto garantito. che abbiano vinto Jimmy Uso e Jey Uso mi fa pensare che avremo un che avremo un come si chiama? Un bel tag team match a TLC. Contando anche che il New Day ha vinto settimana scorsa, se non ricordo male, qui contro Sheamus e Cesaro. Quindi mi sa che avremo un match a tre o più coppie addirittura. Allora, se no, sì, È un bel se triple threat non ladder match, che alla fine sarà poi anche un TLC. avessero dato il TSC alle donne, l'avrei dato a loro. Beh, tanto il ladder match puoi utilizzare comunque tavoli e scale, quindi non cambia assolutamente Sì, nulla. Puoi infatti. farlo benissimo alla fine. Tra In l'altro, effetti, questa sì, la differenza tra TSC hanno dato il TLC alle donne perché e ladder l'altro. match è sempre stata. Esatto. Anche perché comunque alla fine il ladder match non ci sono squalifiche, quindi puoi utilizzare quello che ti pare. Era solo cos'era? Era il chairs match o era un altro match dove sì, era il chairs match dove le sedie erano legali, ma c'era stata comunque una squalifica perché un altro aveva utilizzato cos'era un tavolo forse. Che cazzo era? Qualcosa o un low blow addirittura, cioè Sì, può una essere schifezza di questo qualcos'altro. tipo. Vabbè. Comunque tornando a noi, alla fine poi dicevo prima, hanno dato triple threat alle donne. Il TLC alle donne perché comunque non c'è l'altro di match. Perché non c'è. Cioè, Strowman contro Corbin in un TLC, ma non lo fanno praticamente. Perché comunque Strowman è infortunato. E comunque se torna, e secondo me torna al pay-per-view, sarà un match a 10 secondi o 30 secondi, via quello che Può è. essere. Come quello che abbiamo visto a Bologna. Più o meno, sì, più o meno, più o meno. Poi Nakamura contro Rusev non è mai neanche iniziato. Potrebbe essere quella la prossima fight di Nakamura per il titolo degli Stati Uniti. E non avrei niente in contrario, francamente. Neanch'io, neanch'io. Neanche. Poi Miz contro Kofi Kingston, la vittoria di Kofi Kingston. Sì, non ho capito cioè, il perché di questo. Cioè, è tutto iniziato da un promo nel backstage dove, tra l'altro, per motivi inspiegabili, il New Day ha portato una foto di Kairi Sane. Che non si è molto capito Mi ha fatto perché. molto Ma anche a ridere. me, non ho capito però perché l'abbiano portata. Comunque. Kofi Kingston ha battuto The Miz, diciamo che è servito più per fare quel segmento backstage tra Miz e Shane McMahon alla fine. Randy Orton e Rey Mysterio hanno lottato però alla fine, cioè hanno avuto un battibecco, però alla fine ha avuto la meglio Orton perché Rey Mysterio ha ancora il collo infortunato, cosa che però tra l'altro non gli ha impedito di lottare a Starrcade, ma quello è un altro discorso. E poi c'è stata la Battle Royale alla fine Però se di ti match sono ricordi stati tre praticamente. a Starrcade lui è uscito comunque col collare, ma ha detto sti cazzi del collare, io combatto. Sì, Mi ma manca sto giro la foto. da quando San Diego è in provincia di Roma? No, non è il dialetto di Zera, che tu non lo sai, ma sono i romani che hanno copiato il certo, dialetto di sì, San Diego. certo. Famosi nel mondo, direi. Vabbè, poi c'è stata la Battle Royale e poi Assolutamente. SmackDown è finito. No, alla fine, ripeto, è stata una buona puntata. Ripeto, mi ha molto più intrattenuto SmackDown già solo nei primi 10 minuti che tutte le 3 ore di Raw della sera prima, Vabbè, Quindi. sì. Ma poi il resto Io della ho puntata alla fine è trovato stata molto godibile, dai. Mi sono divertito. abbastanza terribili entrambe le puntate, più che altro perché No, SmackDown è dai, sempre SmackDown è nettamente meglio rispetto a Raw, dai, stato. su. Vabbè, non, vabbè, è come se tu mi dai un calcio sul piede, un calcio sullo schinco e un calcio nelle palle. No, dai, Calcio no, sulle dai, palle non, fa non molto sono male. d'accordo, secondo io non sono d'accordo su Nemmeno questo. io. Non sono d'accordo, a me è piaciuta la puntata di SmackDown di ieri No, a sera. me Quantomeno, sai cosa? Sono no. anche successe cose, perché comunque hai avuto lanci di nuove rivalità. Perché per dire, anche, cioè, il promo di Jeff Hardy è stato talmente bizzarro. Cioè, perché fargli diciamo, un tributo per il 20° anniversario nel mondo del wrestling? Che sembrava quasi una roba per ritirarlo alla fine, no? Sì. Poi ho detto, non è assolutamente una cerimonia di ritiro. È servita più che altro a lanciare la faida tra Jeff Hardy e Samoa Joe. Che è nuova quantomeno, perché ho visto prima anche a Impact quando erano in TNA. Non si sono affrontati tante volte, a parte qualche No. semifinale di Bound for Glory Series e simili, non è successo molto altro tra loro due. Quindi di fatto è una faida nuova. Poi abbiamo avuto Nakamura contro Usa, hanno lasciato la fight, Randy Orton Mysterio, beh, sono menati, non è che sia molto diverso rispetto a settimana scorsa, lì almeno non c'è stato un Sempre la gran. stessa cosa è successa, Orton ha Esatto. avuto la meglio di Poi. Mysterio ancora.
Che ti devo dire. Sì, i rating, non ci sono i rating di SmackDown, credo, eh. Vado a vedere, ma ci sono quelli di Raw che sono veramente scarsi. Ma quelli di SmackDown credo che non siano ancora usciti. Controllo un secondo. No, ci sono solo quelli di lunedì. Quelli di martedì usciranno domani, perché praticamente c'è qualche giorno di ritardo sui rating dovuti alla festa del ringraziamento. Allora hanno un po' slittato tutto. Per esempio, i dati di Impact di venerdì sera sono usciti ieri, credo, se non ricordo male, e ha fatto tipo 124.000, che è un ottimo risultato per la festa del ringraziamento, per un programma che va in onda alle 10 di sera, quantomeno. SmackDown lunedì ha fatto 2.612.000 la prima ora, 2.382.000 la seconda, 2.111.000 la terza ora. La media è 2.370.000, credo, più o meno. Se ricordo bene quello che ho detto prima, comunque sì, nettamente in calo di circa 100.000 spettatori rispetto alla volta scorsa. Monday Night Football su ESPN ha fatto 9 milioni e 7, quindi molto meno rispetto ai 16 milioni e plus della settimana scorsa. A livello di programmi non sportivi e non news, Raw è stato il programma più visto sul cavo. Stavo guardando i programmi di notizie, programmi di Fox News, CNN, MSNBC, di MSNBC, chiedo scusa, hanno fatto un po' di più rispetto a Raw, però escludendo lo sport, Raw è stato il programma più visto sulla TV via cavo. In chiaro, stavo guardando, The Voice ha fatto 9 milioni e 3, Great Christmas Light, Fight, che cavolo è, boh, non so, 4 milioni e 6 su CBS, The Good Doctor 6 milioni e 6 alle 10. Repliche su CBS, tutte repliche, hanno fatto 6 milioni e 4, 4 milioni e 8, eccetera. Manifest ha fatto 5 milioni e 9. 911 ha fatto 6 milioni e 1 su Fox. Bel risultato questo alle 9 di sera. Arrow ha fatto 1 milione e 3 e DC Legends of Tomorrow ha fatto 973.000. Tornando a noi, no, vabbè, di SmackDown non c'è molto altro da aggiungere, francamente, sulla puntata di ieri sera. Vediamo la card di TLC. Vediamo la. Cos'è? Ok, va bene, questa. Praticamente annunciano. Praticamente, per chi non vuole abbonarsi a New Japan World, tra qualche giorno annunceranno, o comunque domani, praticamente, annunceranno che volendo potete acquistare anche Wrestle Kingdom su Fight.tv. Unico problema, costerà $35. Quindi forse vi conviene farvi New Japan World alla fine, Sì, anche se un po' capito. che. Anche se cosa, New Japan World è un pelino più complicato alla fine, se vogliamo, per l'acquisto. Però si può volendo anche usufruire dell'acquisto su Fight.tv. Tornando alla card di TLC, la card aggiornata a oggi praticamente del pay-per-view in programma il prossimo 16 dicembre, sì, se ricordo Sì, bene, 16 sì, dove tra dicembre. domenica 16 e lunedì 17, la card è la seguente, che adesso andiamo a vedere, eccola qui. Allora, i match sono. Non è questa, chiedo scusa. Questa era il panorama delle qualificate di Champions. Eccoci qua. Allora, la finale del Mixed Match è stagione 2. Poi, Seth Rollins contro Dean Ambrose per il titolo intercontinentale. Braun Strowman contro Baron Corbin, ufficialmente un TLC match, però. Col fatto che Braun Strowman è stato operato, vedremo cosa succederà. Probabilmente sarà un match. Cioè, il fatto che TLC vero sia l'altro mi fa pensare che questo alla fine avrà ben poco di TLC. Ronda Rousey contro Nia Jax per il titolo femminile. Daniel Bryan contro AJ Styles per il titolo WWE. E abbiamo detto Becky Lynch contro Charlotte Flair contro Asuka in un TLC per il titolo femminile Sai che di potrebbe chiudere SmackDown. questo? Ma infatti, secondo me, chiude quello, eh. Secondo me chiude assolutamente quello per quanto riguarda TLC tra 2 settimane. Altri match che potrebbero essere Mi annunciati, l'abbiamo piacerebbe detto. chiudesse, mi Vai, scusa. piacerebbe chiudessero Brian e Styles, ma secondo me chiude quello. Altri match che potrebbero annunciare, Nakamura, Rusev per il titolo degli Stati Uniti, Rey Mysterio contro Randy Orton, mi sa che lo vediamo. Sì. Qualcosa con gli AOP di nuovo, anche se mi sa più della roba di Kickoff, francamente, che non da pay per view, comunque vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Comunque, Eric, sono gli AOPP. Sì, esatto, gli AOP, giustamente. Non abbiamo parlato di Raw, del fatto che Alexa Bliss ora diciamo, è nel controllo della divisione femminile. Che avrei Sì, detto però fino a un vediamo. paio di giorni fa, avrei detto è una cosa perché probabilmente non torna sul ring per un po' di tempo. Sì. Però oggi ha detto ringraziamo intanto chi si è appena abbonato al nostro canale usando Twitch Prime. Dicevo che è tal The Shield con il 3 al posto della E96, grazie. Dicevo, Grazie, cara. Però
Però oggi la stessa Alexa Bliss ha twittato una foto di praticamente del Performance Center, perché lei pare si stia allenando al Performance Center e quindi sta, quantomeno, può ricominciare ad allenarsi. Poi vediamo, ovviamente, se da qui al tornare in Beh, attività poi magari ce ne passa, però vediamo, vai. sì, poi magari può allenarsi, ma non può mancare. E grazie a Pinez788 che ha appena rinnovato l'abbonamento. Grazie. Perché, ripeto, magari può benissimo potersi allenare, ma non può mancare, quindi ci vorrà Esatto, ancora del tempo. esattamente, esattamente, esattamente. Vediamo. Vediamo. Più che Perché altro se la metti. pare che lei la testino spesso e non sia stata ancora in grado di passare l'impact test, che non è un buon segno, questo per lei. Vuol dire che la situazione è un pochettino più seria rispetto al previsto, probabilmente. Vediamo. Comunque, vediamo. Lei, diciamo, il problema di lei. Allora, lo dico chiaro e tondo. Secondo me, lei sarà la nuova general manager, però. Tra 3 settimane. Perché Corbin, secondo me, va a perdere TLC. E a quel punto, lei sarà promossa general manager di Raw. Sotto Stephanie McMahon, ovviamente. Posso dire una cosa, Vai. Eric? Sì, vai. Che non è contro Alexa Bliss, è il fatto che comunque No. sarebbe l'ennesima figura heel di autorità e le figure heel di autorità hanno rotto il cazzo, detto proprio con franchezza. Esatto. Allora, Esattamente. vediamo, Cioè, vai. se devo scegliere, se devo passare da un general manager heel che fa quello che vuole a un altro general manager heel che fa quello che vuole, Sì? che palle. Che palle. Cioè, cosa mi cambia? Che adesso che una è babyface, che una è un uomo e l'altra è una donna? Quindi cos'è? Si farà i match come vorrà lei solo per le donne, gli uomini lasciano allo sbando? Cosa succede? Perché? Why? Non so cosa Ah, dirti al tra riguardo. l'altro, adesso voglio farti una domanda con cui penso che, anzi no, la faccio quando chiuderemo la trasmissione, per lasciare al dubbio a tutti. Vai, fallo, no, fallo adesso, dai, vai. La faccio subito. Perché Cole continuava a rompere le balle sul fatto che ehi, Alexa Bliss è una wrestler attiva, perché fa la general manager e c'hai Baron Corbin che è un wrestler attivo e fa la general manager? È un'ottima domanda. Un'ottima Perché? domanda. Illogica, ma un'ottima domanda. Perché? Contando il fatto che Baron Corbin era nel tuo fottuto main event, perché? È Why? un'ottima domanda. Non lo so. È un'ottima domanda. Illogica, ma completamente. Ma è un'ottima domanda. Vabbè, vediamo. Solo io speravo in una sconfitta di Rollins all'Open Challenge, visto che la cintura non eleva per niente la faida tra Ambrose e Rollins. Sì, però devi farlo con l'avversario giusto. Ziggler non è l'avversario giusto, praticamente. No, Per fare un ragionamento deve così. vincerla Ambrose con la cintura. Sì, anche secondo me. Però è vero che effettivamente non aggiunge niente alla faida. Il titolo Sì, è continentale in vero. questo momento è completamente inutile. Voglio la vendetta di Rey Mysterio questa notte. Vabbè, questo è arrivato ieri. Voglio la vendetta di Rey Mysterio questa notte a SmackDown. Non è arrivata, mi spiace. No. Siete fantastici come sempre. Saluto tutto lo staff. Forza il Paladino. E il Paladino non l'abbiamo questa sera, purtroppo, con No, noi. Questo stasera non c'è purtroppo. è Nicola De Lucia Trani. Secondo me, Baron Corbin merita di essere conciato per le feste, non certo Braun Strowman. Gli piace fare tutte le regole a modo suo. Vai, Braun, sbaglia che gli direttano. Sì, molto Mark come discorso questo. Dovremmo sopportare ancora molto il povero Drake Maverick che piscia di qua e di là. Bella domanda. Sì, beh. Temo di sì. Dopo l'angle del pay-per-view, temo di sì. Poi, vediamo un po'. Questo è arrivato tramite WhatsApp. Voi che seguite la WWE da tantissimi anni per caso, vi ricordate un periodo dove Raw era così frustrante settimana dopo settimana? Allora, c'è stato un periodo in cui ero pronto ad abbandonare il wrestling per l'MMA, effettivamente. Ma perché era tutto prodotto che era particolarmente brutto. La differenza sostanziale è che quel periodo là era ancora quando c'erano i pay-per-view. Quindi quantomeno avevi. Cioè, diciamo che c'era anche un incentivo, nel senso che. Cioè, anzi, più che un incentivo c'era un aggravante. Nel senso che comunque facevano programmi di merda e in più dovevi anche pagare 15 euro, quello che era, per vedere i pay-per-view su Sky. Adesso la situazione è diversa, perché comunque hai il network ed è comunque. Il costo del network alla fine è vero, sì, è il pay-per-view. Però è ammortizzato dal fatto che c'è NXT,
che ci sono i takeover, sì, che comunque c'è molta altra roba alla fin fine, quindi in più costa meno, quindi cioè, diciamo ti incazzi meno alla fin fine, in ottica pay per view quantomeno. In passato avevi anche l'incentivo di comprare, avevi l'aggravante che dovevi pure spendere i soldi in più per il pay per view ed eri ancora più incazzato. E adesso il pay per view, diciamo, se il pay per view fa schifo alla fine, ti incazzi ma fino a un certo punto, perché comunque fa tutto parte, diciamo, dell'abbonamento al network. Fa tutto parte del network e il network non è fortunatamente solo pay-per-view. Se il pay-per-view faceva schifo in passato, ti incazzavi perché avevi speso 15 euro e avevi pure visto uno show di merda. Cioè, il discorso è quello. Poi è chiaro che chi compra il pay-per-view in italiano su Sky ancora adesso può naturalmente fare quel tipo di ragionamento, perché comunque se magari non capisce l'inglese e vuole vederlo in italiano, l'unico modo è comprare il pay-per-view su Sky, perché è l'unico outlet legale dove c'è il commento in italiano. Però adesso per noi appassionati che abbiamo il WWE Network, fortunatamente le cose sono migliori, comunque diciamo ci incazziamo meno. Poi lo show fa schifo, questo in dubbio, Raw fa schifo ultimamente, non ho altro modo di definirlo. Raw è uno show brutto, è uno show molto brutto. Vai. Sì. Allora, a livello di Raw così frustrante e brutto, 2 anni fa c'era stata veramente un... Il primo anno di... Quando è che tu avevi rage quittato Raw? Ho rage quittato nel primo anno di Brand Split. 2016. La storia del New Day. Sì. Con il New Day, che erano babyface ed erano a Raw ed erano insopportabili. Ho rage quittato queste... Che tra l'altro sono uguali a come sono adesso, quindi non è cambiato assolutamente nulla in 2 anni. No, secondo me sono molto... Secondo me invece no, nel senso che... In quel periodo erano li mettevano, cioè adesso gli fanno fare il loro segmentino una volta ogni tanto di quello veramente sì, trash, però comunque diciamo che gli danno un leggero spazio, però non sono così insopportabili. Mm-hmm. In quel periodo, quando dovevano battere il record di campioni di coppia, erano una cosa assurda, li mettevano ogni 30 secondi e duravano una vita i loro promo, se ti ricordi. Mm-hmm. È vero. Adesso sono un po' più digeribili. Poi aggiungi il fatto che li hanno mandati a SmackDown e hanno iniziato a far fare dei match, e la cosa ha notevolmente migliorato il loro character. Questa cosa sì, diciamo che li ha anche aiutati, diciamo, la resurrezione degli Usos, francamente, perché sì, comunque da quando erano diventati heel, gli Usos hanno avuto proprio una resurrezione a livello di carriera. Sì, assolutamente. Ah. E poi avevo recitato durante i periodi delle series, perché dicevo che non me ne frega mai niente. e lì non è cambiato assolutamente niente. No. E poi, però, allora, un momento, ripeto, io un momento in cui era frustrante guardare Raw, e continuo a ripetere, era frustrante, era nel periodo d'oro dell'Evolution, dove praticamente loro facevano quello che volevano tutto il tempo, mm-hmm, nessuno gli andava contro, ed era una rottura di palle clamorosa come in questo periodo. Perché, ripeto, il momento in cui gli heel prendono il totale controllo dello show, lo show muore. Mm-hmm. E lo dimostra questa cosa, lo dimostra... adesso farò un esempio che, vabbè, non è bellissimo, però nel periodo in cui in TNA c'erano gli Immortals che facevano quello che volevano senza che i babyface potessero fare qualcosa, sì, Impact era terribile. Sì. Era terribile. Oddio, non che normalmente Impact fosse tanto meglio, però era ulteriormente terribile. Cioè, il problema è sempre quello, il momento in cui gli hanno il totale controllo dello show, lo show diventa uno schifo. Sì, vero. E lo dico anche guardando l'attitude era una cosa buona dell'attitude. Mm-hmm. era che c'erano i periodi, c'era sempre, però anche se c'era il periodo in cui gli heel vincevano, comunque c'era un babyface credibile che prima o poi arrivava e salvava la situazione. Mm-hmm. Avevi Austin, avevi The Rock, avevi Foley. C'era sempre un babyface che ti dava la soddisfazione o che ti faceva dire ok, la situazione può essere ribaltata. Mm-hmm. In questo momento a Raw, come nel periodo d'oro dell'Evolution, non c'è niente, nessuno che ti faccia dire ok, questo qui può ribaltare la situazione. Allora, poi c'è arrivata un'altra cosa che leggiamo subito, quella qui. È possibile che Asuka sia stata messa nel match titolato per togliere la patata bollente del titolo a Becky in vista della rumoreggiata rotta WrestleMania contro la Rousey e riprendere la faida poi Charlotte Asuka nei mesi invernali? Possibile, però Charlotte deve passare la ronda prima, mi sa.
Per vincere questo TLC sarà necessario effettuare lo schienamento o sarà stile ladder match? Non l'hanno detto, secondo me la sarà ladder match con la cintura, cioè no, sarà con la cintura appesa. Vado un attimo a vedere, vado un attimo a vedere se se ne parlano sul, sul sito di TLC. Eccolo qua. Eccolo qui, primo TLC, vediamo un pochettino se spiegano le regole. Vediamo un po'. No, non lo dicono sul sito, però penso che sarà con la cintura appesa. Quindi non credo ci saranno schienamenti in questo match. E basta, direi, non ho altro da aggiungere, credo, per questa settimana. Quindi ci sentiamo direttamente durante il caffè. Tu sei arrivato a casa, sì. sei già coricato anche, mi sa. Sì, ma io sono già a casa da un po' e sto coccolando il mio cane sul divano. Ah, che bella. Sono attaccato al computer. Che bella scena, va bene. Un po' di coccole ci vogliono qui andare a vedere. Giustamente, certo, naturalmente. Allora, ci sentiamo nel weekend. Registrerei ancora sabato presto, perché poi alle 6 gioca la Juve, quindi niente. Max è invitato. Se vuoi, esatto, Max sei ufficialmente vieni. Invitato, esatto, in trasmissione. Max adesso, Max, non so se è ancora in onda, se è ancora collegato con noi Max in diretta. Aveva detto che faceva la live reaction per i TLC. Credo che la faccia, sì. Mm-hmm. Però io, vabbè, tanto manca ancora 3 settimane, quindi può cambiare idea tipo 80. Naturalmente. Questa cosa. Naturalmente. Comunque dicevo, Max, sei invitato, se vuoi ti mettiamo anche la canzoncina per introdurti. Sì. Perché ovviamente tu sei VIP, quindi... Ovviamente, ti stiamo, certo. Tranquillamente per tutta la puntata insultandoci. Esatto. Esattamente. Resti in caffè, hashtag dissing. Okay, mi chiedo che periodo a cui facevo riferimento prima. Oddio, sai che non mi ricordo quando volevo... comunque, per TLC voglio fare la live. Benissimo, ha risposto Max in chat. Dicevo, il periodo che dici te era il 2008-2009. Può essere, non, sì, forse anche qualcosa. Il triennio 2008-2009-2010 che fu terribile. Sì, esatto. Credo fosse, non mi ricordo se prima, canzoncina, soldi, Mattia, dice Max. soldi. Vabbè, non credo fosse quella la canzoncina che chiedeva. Comunque, vabbè. Sicuramente non chiedeva neanche, non erano questi i soldi che chiedeva, secondo me chiede soldi nel senso letterale del termine. No, dicevo, tornando a noi, il discorso che volevo fare. Allora, sabato registriamo probabilmente prima, perché poi adesso gioca la Juve. Ci sentiamo tra domenica e lunedì con il Wrestling Café. Poi noi commenteremo domani sera l'Europa League alle 21, sabato alle 6 la Juve, domenica sera alle 8:30 Roma-Inter, poi Pallonari, lunedì facciamo anche il Napoli alle 20:30 e martedì poi ci sentiamo alle 22 per il post Monday Night Raw come al solito. E vabbè, se il dissato Max vuole promuovere qualche video in arrivo, ce lo dica entro i prossimi 30 secondi, così almeno li promuoviamo anche in onda, se ha qualche video in arrivo. Il periodo del guest host era 2009-2010, può essere, sì, il periodo guest host era effettivamente terrificante, ci ricorda Max, sì. Oppure Eric, lui ci dice cosa fare, ma in onore del dissing non lo diciamo. Esatto. Ok, va bene. Comunque ripeto, sì. Max, ti sfido sabato, vieni a giocare. fai come Pierino Brunelli, cioè, sì. tu ti ricordi Pierino Brunelli? Sì. Sì, ovviamente. Allora, Pierino Brunelli scriveva che praticamente Pierino Brunelli sosteneva praticamente che il Papa fosse l'anticristo, no? Sì. E voleva risolvere la cosa. Ecco qua. Allora, col suo appello all'umanità dell'89 Brunelli si era proclamato il Cristo, affermando di aver chiesto un faccia a faccia con il Papa, che sarebbe dovuto essere trasmesso da tutte le TV mondiali. In occasione di quel vertice accuserò a sua santità il Papa di essere l'anticristo, poi lo sfiderò ad intraprendere con me un duello di sguardi davanti agli occhi del genere umano. Ci guarderemo l'un l'altro negli occhi, colui che non saprà reggere lo sguardo dell'altro sarà falso. Voi due farete lo stesso, probabilmente una gara di sguardi per capire chi tra i due una persona peggiore, assolutamente. Assolutamente, ma tutto questo farà parte del collettivo. Giustamente, Max dice come se avessi bisogno della tua pubblicità, Mattia. Dai, dice. Dai, vieni, che lo so se vuoi stare, Max.
Sì, che poi. Vieni a sfidare il collettivo Il e vediamo cosa ti faccio. collettivo addirittura, che fa molto radio popolare, diciamo, vai, con tutto rispetto a No, ma radio perché non stai guardando popolare. lo Star Factor e non capisci il Ah, no, collettivo. no, no, non lo sto guardando, sono un po' indietro, effettivamente, devo recuperare. Recupera lo Star Factor e il collettivo. Comunque adesso mi sa che dobbiamo fare un video con voi due che fate una gara di dissing, ovviamente, Sì. vestiti ovviamente da rapper della peggior specie, naturalmente. Ovviamente, Tipo ma ripeto, vestiti come la Dark Polo Gang, per esempio, o vestiti come Ian esatto, che Signorino, ecco, vai. esatto. Dark Polo Gang che adesso mi attirerò tante ire, ma che sto amando allo Star Factor, Vabbè, che è stata una perché c'è lo Star grandissima Factor, canzone. ovviamente, certo. Va Senza bene. neanche conoscere la canzone, ma sono dei personaggi meravigliosi. Va bene. Comunque questa sfida, sembra che ci sia sto fantomatico show a Genova, è già segnata per Sì, non si il sa la 4 storia dello show maggio. di Genova, perché per dire, anche uno dei commentatori di Sky sul proprio canale ha detto che non c'è niente di vero, che verranno in Italia ma non a Genova, quindi non si sa com'è questa cosa. Perché vedete sul sito non è apparso niente. Allo show il video l'abbiamo visto tutti, quindi c'è qualcosa che non Esatto. quadra, evidentemente, su questa Neanche il giorno situazione. Io non dopo so se l'hanno non è l'altro, visto, vai. quindi non siamo scemi noi. No, ma infatti, cioè, comunque il video l'abbiamo visto tutti, cioè, ce lo ricordiamo. Sì. Non è che ce lo siamo inventato. Potete Esatto. chiedere anche a chi era lo show, cioè, comunque è Non vero che credo c'è che lo comunque che sarà. comunque è apparso sto video dove promuovevano lo show No, ma è abbastanza a verificabile. Genova, diciamo. Ce l'ho io la risposta, vedi? Sentiamo. In realtà la WWE ci stava dissando Sì, esatto. dicendoci una data finta, quando in realtà volevano andare da un'altra parte, vanno da un'altra Sì. parte. È Magari tutto meno ridicolo. invece che a Genova vanno a Geneva, che è Ginevra praticamente. Esatto. Da me, Esatto, a te in Svizzera, esatto. 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 Vabbè, Comunque, sì. in tutto ciò, la sfida è già pronta. Al prossimo incontro ci sarà anche a livello di video. Ma noi vogliamo anticiparla a sabato barra lunedì, perché poi la sentirete lunedì. Dissing. Vogliamo il wrestling dissing. Esatto. Da non confondere con wrestling pissing, che è un'altra cosa che si trova Quello sono probabilmente. Maverick. Esatto. Che non vi invitiamo a cercare, soprattutto se avete meno di 18 anni. Grazie a Mattia Di Noia e al suo cane. Ci sentiamo. Buonanotte. Grazie a voi e siete tutti delle merde. Grazie, molto gentile. Anche tu. Grazie. Soprattutto Max dissing. Mattia sembra Eric Bischoff che sfida Vince McMahon ad un pay per view WCW. Un po' di dignità, dice Max. Sì, Va vieni bene. Max, vieni. Sì, va bene. E comunque, visto che non l'abbiamo ancora insultato, insultiamo anche Michael P, Esatto. perché non possiamo dire il cognome. Esatto. Oh, esatto, va bene. Grazie, Moreno. Grazie a tutti, ci si sente alla prossima. Grazie a Moreno Benasconi, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questa notte, fino a questo momento, anzi, chiedo scusa. Grazie a voi che ci avete visto in diretta video su Twitch e che ci state guardando on demand su YouTube. Grazie a chi ci sta ascoltando in diretta e on demand attraverso il podcast. Domani sera, ore 21, l'Europa League con Apolloni Massol Lazio. Ci sentiamo con il wrestling invece tra domenica e lunedì con una nuova puntata di Wrestling Café. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima! See ya. Dissing. Signore e signori, ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen, benvenuti! Il paladino ha vinto la prima caduta! Siamo vicini! Guarda in alto, lo sai chi c'è? C'è un paladino che combatte per te. Vince ormai la sua legge sul web, anche se nessuno ti spiega il perché. Tutti ne dubitano, ma alla fine si ricredono. Salva il bambino dalle sue grinfie, che altrimenti saranno guai. Affrontami, affrontami, non chiede di meglio GP. Sente il dovere di sconfiggere tutti quelli che non credono in lui. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo. Dalle nubi scorgi il tuo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina. Il suo sacrificio non rimarrà vano, no. Paladino. Yeah! L'arbitro Yeah! ferma
freestyle so belle. E vedi che l'Undertaker. E l'Undertaker. Le dirette diventano appassionanti quando gli fa incazzare. Tutti quanti ti credono pazzo solo perché a volte sbanchi il mazzo. Ecco che giunge una visione di un futuro che luce mai vedrà. Tenti di predicare mortali quando neanche tu sai cosa dire. Controllami, controllami, ma cosa sto vedendo da qui? Indiani, giapponesi, alternativi al sistema che da sempre dipendo. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo. Dalle nubi scorgi il tuo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina. Il tuo sacrificio non rimarrà vano, no. Paladino. Che schifo! Questa compagnia e questa canzone non mi rappresentano. Ten, ma anche contro Brian. E ricordate, chi è contro di me è contro se stesso. Questo programma è stato offerto da... Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.